Buonasera da Family TG, approfondimento a cura di Federanziani. La mancata aderenza della terapia è uno dei principali responsabili dell'inefficacia della cura. I farmaci non funzionano nei pazienti che non li assumono. È una semplice verità, ma la mancata aderenza alla terapia farmacologica è diventata negli ultimi anni un problema crescente negli anziani. Il 40% delle terapie croniche assunte dai pazienti non sono appunto assunte in maniera continuativa. Penso a classi di farmaci quali le statine o anche gli antidepressivi che negli anziani potrebbero avere una grandissima efficacia, sono interrotte in maniera precoce e quindi non riescono a ottenere il beneficio atteso appunto all'inizio della terapia. Per migliorare e facilitare l'accuratezza della terapia negli anziani, che arrivano ad assumere anche 10 o 15 farmaci al giorno, sono state elaborate diverse iniziative in tutta Europa. C'è anche un progetto italiano. L'iniziativa in cui è coinvolta l'Agenzia Italiana del Farmaco, tramite una joint action europea, proprio finalizzata a mettere a punto delle strategie per migliorare l'accuratezza prescrittiva. Questa joint action è coordinata dal professor Pecorelli e dal professor Fini, che coordinano la Geatic Working Group dell'AIFA, di cui fa parte anche Federanziani. L'indice di fiducia dei consumatori e comportamenti d'acquisto delle famiglie. Più di 6 famiglie su 10 fanno la spesa in un discount. Soprattutto nell'ultimo anno la quota è aumentata di quasi 9 punti rispetto all'anno passato. Oggi, aprile 2013, l'indice del clima di fiducia dei consumatori fa segnalare un rialzo, arrivando a 86,3%, da 85,3%, che è il dato di marzo scorso. È cambiato il modo di fare la spesa, è mutato dal punto di vista quantitativo e qualitativo. La problematica però nasce da una mancanza di lavoro nel nostro paese, da un basso reddito e da pochi soldi disponibili per arrivare a fine mese. Bisogna sperare in un cambiamento repentino e continuare per ora a stringere la cinghia. Allarme tiroide, siamo il paese più esposto al mondo. Il Lazio, la Lombardia e il Piemonte sono le zone d'Italia dove si registra il maggior numero di persone colpite da problemi della tiroide. L'Italia, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è fra i paesi più esposti al mondo al rischio di malattie della tiroide. Queste patologie colpiscono 6 milioni di cittadini del nostro paese e più di 40.000 interventi chirurgici l'anno per asportare questa ghiandola. Questi disturbi sono però sottostimati e sottovalutati dalla popolazione, pur essendo in forte crescita. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 1 miliardo di persone ha problemi alla tiroide e un neonato ogni 3.000 viene al mondo con una forma di patologia tiroidea. Le donne sono i soggetti più colpiti. Il 17% delle over 60 soffre di ipotiroidismo, il ridotto funzionamento della ghiandola, e il 5-8% delle donne comincia a soffrire di tiroide dopo la gravidanza. Il carcinoma della tiroide risulta essere il 6° caso per frequenza nelle donne e incide quasi dell'1% di tutti i decessi per cancro. Individuare i sintomi delle malattie della tiroide non è semplice, perché spesso sono molto sfumati. Per tenere sotto controllo queste malattie è consigliato un esame degli ormoni tiroidei. Un bicchiere d'acqua per risolvere i problemi di insonnia. La primavera ormai è arrivata, anche se si sta facendo attendere del tutto. Infatti sono sempre più frequenti sbalzi climatici continui, pioggia che si alterna al sole e caldo che lascia spesso il posto al freddo. Questi sono tutti fattori che possono sballare il nostro orologio biologico provocando insonnia. A rendere noto questo dato sono gli esperti dell'Osservatorio San Pellegrino, secondo i quali bere acqua prima di andare a letto allieta e concilia il riposo. Lo studio nasce da delle osservazioni ben precise. L'acqua da sempre è un elemento fondamentale per favorire la regolarità intestinale, in quanto permette alle fibre di svolgere la loro funzione. A contatto con questo elemento, infatti, tendono a gonfiarsi e, premendo sulle pareti dell'intestino, ne stimolano le contrazioni, favorendo la velocità di transito, migliorando il processo digestivo ed evitando di appesantire il riposo. Come ogni cosa, anche l'acqua va gestita con moderazione e criterio. Ingerire liquidi in quantità eccessive prima di andare a dormire porterebbe ad alzarsi più volte durante la notte, spezzando così il riposo notturno e vanificando il rimedio contro l'insonnia. Quindi un bel bicchiere d'acqua prima di andare a dormire permette di affrontare la notte senza alcun problema di sonno. Anche la voce ha bisogno di cura e attenzione. La voce è una delle gemme preziose della nostra vita. Ci permette di comunicare, di esprimerci e di farci sentire. È il veicolo principale delle nostre relazioni umane.
In occasione della Giornata Mondiale della Voce, dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda dell'Ospedale Maggiore di Milano arrivano alcuni buoni consigli per tenerla sempre in forma. Evitare di parlare troppo in fretta, facendo delle pause che aiutino a riprendere fiato. Bere 2 litri di acqua al giorno per idratare le corde vocali. A casa e in ufficio cercare di tenere un tasso di umidità medio del 40%, perché l'aria troppo secca è dannosa alla nostra gola. Non alzare il tono di voce per richiamare l'attenzione o per sovrastare il rumore dell'ambiente che ci circonda. Evitare di parlare mentre si svolge un esercizio fisico. Avere uno stile di vita sano, cercare di non fumare e bere alcolici con moderazione. Questi sono piccoli consigli che possono tornare utili. Prendiamoci cura della nostra voce, è compito nostro mantenerla giovane e chiara. Appuntamento a lunedì alla stessa ora. Buona serata.